Se su Google digitiamo il nome di Mauro Mellini, ci compare subito la pagina di Wikipedia, che tra l'altro dice questo: eletto deputato alle elezioni politiche del 1976, ha combattuto le più note battaglie radicali per poi allontanarsi dal partito alla fine degli anni Ottanta, in concomitanza con la scelta del Partito Radicale di trasformarsi in soggetto transnazionale e di non partecipare più a competizioni elettorali italiane. Noi siamo a casa di Mauro Mellini, gentilmente ci ospita in questa intervista. Sentiamo un po' dalla sua viva voce come sono andate le cose. Direi che sì, ho lasciato il Partito Radicale alla fine degli anni Ottanta, in ritardo, perché in realtà quel Partito Radicale per il quale mi ero battuto, avevo dato una svolta alla mia vita, non c'era, non esisteva. Già allora, dopo il brillante intervento nella vita parlamentare, dopo le elezioni del 76, i quattro deputati radicali che facemmo, ecco, io ho trovato tra le mie carte questo mio opuscolo con il quale alla fine della legislatura raccontavo e davo il rendiconto agli elettori. Pannella disse che era ottocentesco. Eccetera. Ma insomma, era la premessa per continuare su quella strada, che poi era la strada segnata prima ancora dal nostro intervento alla Camera dei Deputati. Il Partito Radicale aveva vinto la battaglia sul divorzio. La battaglia sul divorzio fu vinta dai radicali e fu vinta attraverso un organismo creato da me, Mauro Mellini. La Lega per l'Italiana per l'istituzione del divorzio non l'ha creata Pannella o chi altro, l'ho creata io, mentre Pannella era all'estero e certamente con dimensioni che poi fortunatamente si svilupparono, questa organizzazione per una riforma essenziale, su un fatto che poteva apparire marginale, ma non lo era, dati anche i rapporti che si erano creati di vera e propria sudditanza nei confronti della Chiesa e degli atteggiamenti neotemporalisti del Vaticano, eccetera, era molto importante. E la battaglia conclusa con la vittoria del referendum sul divorzio e doveva comportare una prosecuzione di una politica laica per la sostituzione alla regime clericale di qualche cosa che fosse, che non fosse più un regime, no? E in realtà il regime clericale fu sconfitto, il regime clericale cercò di evitare le caratteristiche più tipicamente clericali, la riforma, la revisione del concordato che poi era un pasticcio. Avremmo dovuto cercare di raccogliere tutte le forze laiche che si erano raccolte per la battaglia per il divorzio. Passata la prima legislatura, fu fatta l'imbarcata di personaggi incredibili del gruppo radicale provenienti da una sinistra sgangherata e i cascami della sinistra extraparlamentare, Mimmo Quinto, care persone, ma insomma niente di presentabile politicamente, e non più si doveva parlare, cambiò nome perché il gruppo federalista europeo, vi ricordo che disse a Marco Pannella, Marco, sì, ma perché la federazione? Sì, però da questo momento allora dobbiamo trovare una politica federalista europea e muoverci, non fu fatto niente perché nessuno era in grado di concepire questa novità della politica federalista. E dopodiché no, basta, adesso non è più partito, è partito transnazionale. Io mi ricordo che Tortora, che era persona, non era presentatore televisivo,
prestato alla politica, era un uomo di grande cultura, raffinato, colto, e che diceva questo, il partito transnazionale, il cacao meravigliao di Arbore, dice, la pubblicità di un prodotto che non c'è. Era così. Avrei dovuto andarmene prima, questo posso dire. Ho cercato fino all'ultimo, quando questo dice adesso non ci presentiamo più alle elezioni, da quel momento si sono presentati sempre. E dire una cosa e farne un'altra è diventato. Ma ci sono stati degli aspetti addirittura grotteschi. Marco Pannella, che persona che stimo, anche lui ha detto che in una certa occasione una cosa che mi ha molto ferito, diciamo che mi disistimava, cosa non si dice, insomma. E arrivò a dire appunto, non mi disistimava, a definirmi un parassita del lavoro politico degli altri, ogni tanto scrive un libro settecentesco e io gli dissi, magari i libri settecenteschi cambiavano il mondo, questi miei libri non cambiano niente, purtroppo credo che sia l'espressione di una posizione politica e forse faremmo bene a pensarci un pochino sopra e a trarre un argomento, una politica comune. Pannella mi scomunicò, non era prevista l'espulsione dal partito, se non l'avrebbe fatto, ma comunque la sua scomunica equivaleva all'espulsione e fece il discorso di scomunica in occasione di una riunione, non so se cos'era, di un comitato centrale a Trieste, perché si faceva tappa a Trieste, poi andavano in Jugoslavia a svolgere l'attività transnazionale e mi ricordo che in una sala vicino al porto, in una giornata di mezza bora, fece un gran discorso in francese, lingua, io sono ignorantissimo in tutto, nelle lingue in particolare conosco l'italiano, il romanesco, il dialetto di Tolfa che è il mio paese d'origine, un po' lo spagnolo, francese, mia madre cercò di insegnarmi, ma non riesco a leggiucchiare qualche cosa in francese, Marco parla molto bene il francese che è la lingua di sua madre e che la parla come l'italiano e dato che il partito era transnazionale fece il suo discorso in francese e c'erano le cuffie per la traduzione simultanea con tutto quello che costa la traduzione simultanea e io avrei dovuto sentire Marco Pannella con la cuffia con la traduzione simultanea che mi dicesse perché me ne dovevo andare al Partito Radicale e io presi la cuffia, mi dici con la cuffia in mano, cosa che lo mandò in bestia e continuava a urlare Cher Mauro, ma come Cher Mauro? Io sono Mauro Mellini, non mi riconosce, beh, insomma, dico, poi anche qui il grottesco ci aiuta a vivere, il grottesco nostro e quello degli altri, però a tutto c'è un limite, insomma, e in questa atmosfera grottesca fu l'ultima volta che io presi parte a una riunione di partito. Quelli partirono per la Jugoslavia, io partii da Roma, rimasi nel gruppo parlamentare radicale fino alla fine della legislatura, versando una buona parte dell'indennità parlamentare al gruppo per non farmi dare del ladro come aveva fatto nei confronti di qualcun altro, purtroppo. E poi si sono chiusi, il Partito Radicale in realtà non esisteva più, come non esiste? A me dà fastidio oggi quando sento dire il Partito Radicale è un ectoplasma, non esiste. Anche perché
questi anni ha cambiato il partito monotematico, e prima la fama nel mondo, poi bisognava scoprire la falsità dei rapporti che incriminavano Saddam Hussein, e poi adesso bisogna l'amnistia, quale, a chi, come, l'amnistia, ma vogliamo fare un progetto, l'amnistia. Io ho cercato sempre di dare corpo, spiegare, motivare le mie scelte, questo è uno dei libri settecenteschi, come diceva, magari fosse un libro settecentesco, Pannella. Le questioni della giustizia erano una questione sulla quale, viva Dio, con il caso Tortora era stata data una scelta obbligata per il Partito Radicale. Appena liberatosi di Tortora, perché diciamo francamente, Tortora arrivò a dire delle cose gravissime, perché anche quello gli dava ombra, è rimasta l'amnistia. Si fanno quotidianamente delle oscenità per la giustizia italiana, la giustizia italiana trasformata in macchina di persecuzione. Nessuno rileva che Berlusconi è stato disarcionato non da un voto popolare, ma da una ben organizzata, pianificata utilizzazione politica della giustizia, da una macchina di persecuzione. C'è poco da fare. 15 processi, che poi sono finiti, perché una volta che l'hanno cacciato, che l'hanno neutralizzato con un nuovo politico, che se l'hanno assolto per rubi e compagnia bella. Dimostrazione chiara, nessuno potrebbe dire che la giustizia italiana ha operato nei confronti di Berlusconi secondo un criterio confessabile. E Berlusconi, certo, Berlusconi non è stato capace di lasciare la scena politica dicendo: signori miei, c'è una macchina di persecuzione che mi ha battuto, però la macchina sta lì, oggi non funziona, ma è pronta a funzionare, perché questa giustizia organizzata, questa magistratura, questa giustizia può dare questi risultati, li ha dati, all'occasione li dà, e voi dovete prenderne atto, se no è inutile parlare di riforme istituzionali. L'unica riforma istituzionale è fare in modo che in Italia i regimi possano cambiare non ad opera della magistratura, ma ad opera di mezzi politici leciti. Ecco, nessuno lo ha fatto, l'avrebbero dovuto fare i radicali. L'eredità che ci lasciava Tortora era quella. Io rimasi proprio nel partito perché con il caso Tortora si erano avuti, io con Tortora ho avuto rapporti non così intensi come l'ha potuto avere Marco Pannella, ma comunque di grande stima, di grande... Tortora era un uomo politico vero, non come Pannella, era molto un vero uomo politico, ha capito, e ha dato a questa sua vicenda umana, non è stata la vittima e basta, è stato uno che ha trasformato questo suo essere vittima di un atroce errore giudiziario, e gli ha dato il significato di una battaglia politica, politica di grande livello. Il Partito Radicale se ne è dimenticato, l'amnistia. L'amnistia per tutti, sì, per chi? Cioè per nessuno. Questo è stato di fatto. E non vorrei che Marco Pannella poi un giorno o l'altro ci lasciasse la... perché malgrado tutto io gli voglio bene, è persona che ha qualità,
è una storia, malgrado tutto, però certo, non, nessuno mi venga a raccontare che dato che c'è Marco Pannella c'è il Partito Radicale, perché il Partito Radicale non c'è, è una presa in giro della gente che ogni tanto si tira fuori il Partito Radicale, questo credo che sia per me molto più comodo per fare delle cose avendo un partito alle spalle. Io le spalle non le sono dovute guardare qualche volta. Oggi forse ne ho necessità un pochino meno. Ti sei dovuto guardare le spalle dal Partito Radicale che non c'è? No, da certe cose, ma certo, oggi mi devo guardare le spalle dall'equivoco di qualcuno che mi dice: ma voi radicali che fate con l'amnistia? Io non faccio niente. Mi imbestialisco quando qualcuno mi dice che fate con l'amnistia, fate. C'è Pannella, c'è un periodo che ogni tanto si metteva a fare giurista, erano guai, che voleva che facesse delle querele per diffamazione mediante omissione. Dice, perché? Che ti hanno detto? Dice, non hanno detto niente. Allora che dice, perché appunto dicendone niente mi hanno offeso, perché io sono un uomo politico, una sua figura, e cancellandomi mi hanno danneggiato. D'accordo, è una cosa scorretta, eccetera, ma insomma il reato di diffamazione non è un reato mediante omissione. Ah, non capisci niente, tu non hai capito che bisogna andare avanti nel diritto. Poi qualcuno gli faceva rivedere, perdeva pure, insomma, o lo vinceva pure. No? Insomma, questo per dire che forse oggi mi verrebbe voglia di dire che c'è la diffamazione indiretta, chi mi dice, ma allora che fate col Partito Radicale? Io ti querelo, perché è una diffamazione indiretta. A parte gli scherzi, non sono cose di cui si possa scherzare troppo. Per me un'esperienza radicale che rivendico in pieno, e io devo essere grato a Pannella, non ho mai avuto idea in precedenza che sarei finito per fare il deputato. Pannella mi ha fatto fare il deputato. Il Partito Radicale non mi ha portato in Parlamento, però io col Partito Radicale avrei voluto dal Partito Radicale altre cose, ho sbagliato e ho continuato a fare una battaglia isolata, ma con degli amici, scrivendo i libri settecenteschi, come diceva Marco Pannella, che purtroppo non erano e non sono settecenteschi. Che cosa lascerò? Forse niente, non lo so, si lascia sempre meno di quello che si vorrebbe. Mi auguro che Pannella riesca a lasciare qualche cosa, delle molte cose anche ottime che ha fatto, ma insomma oggi purtroppo gli danno retta. E dico purtroppo perché? Perché quando Pannella faceva le cose che colpivano il bersaglio, non gli davano retta, no? E quando hanno cominciato a dire, oh, bravo Pannella, belle battaglie, e perché non combinava più niente, perché era diventato un po' una caricatura di se stesso. Questa è cosa che mi ha sempre addolorato, e che mi auguro che comunque lui riesca a chiudere la sua esistenza con qualche cosa che lo porti fuori da questa nuova, quello che si vorrà sperare per lui, per me, io stesso continuo a battagliare quotidianamente, a scrivere questi articoli, queste cose. Ricordiamoci che tu curi un blog Giustizia Giusta, molto importante. Sì, molto importante, ma insomma
è anche quello che mi dà giorno per giorno la misura dell'inadeguatezza. Questa è la battaglia centrale. È mai possibile che l'unico partito armato italiano, che è il partito dei magistrati, sia quello che è stato in condizione di rovesciare due regimi, prima quello democristiano, poi quello berlusconiano. E tutti quanti facciano finta di niente, no? Viene quello, dice, allora facciamo la modifica, le notifiche elettroniche, sì, ma c'è altro, no? Le cose tecniche, le riforme tecniche, nessuno, persino Renzi che rottama tutto, quando si è trattato di fare qualche cosa per la giustizia, ha promesso che avrebbe fatto a pacchetto. Ha imposto un personaggio del Partito dei Magistrati estremista, Gratteri, come ministro della giustizia, e Napolitano gli ha messo, anche perché tra l'altro c'era un dato formale, era ancora in servizio, non aveva fatto, non si era messo in aspettativa, e andò al Quirinale, avendoci nella formazione del governo, alla giustizia Gratteri. Però hanno fatto questo Orlando, che non va confuso con Vittorio Emanuele Orlando. Io tra l'altro ho trovato con queste mie cartacce l'autorizzazione all'esercizio della professione in pretura durante la pratica forense all'epoca dei dinosauri, quando facevo pratica legale, e mi ero laureato da poco, firmato Vittorio Emanuele Orlando, che era quello lì. Adesso c'è un altro Orlando, non ho scoperto che c'è questo Orlando, ma e soprattutto che continua ad esserci Gratteri, benché è stata una commissione che sta al Ministero e non si sa chi è il Ministro, una delle tante cose all'italiana, eccetera. Quindi diciamo i provvedimenti che stavano in programma per la responsabilità civile, come ti sembrano? Finché se ne parla, poi non si fa, ci vuole dalla gente che dica, momento, partito dei magistrati bisogna combatterlo, bisogna dire al paese, se no al paese queste cose le dimentica, la gente ha diritto di dimenticare quando la classe politica, l'opposizione, eccetera, non funziona e non ricorda certe cose. Non è possibile, cioè una, diciamo, politica complessiva sulla giustizia non può prescindere dal dato di fatto che oggi per decenni si è fatta una giustizia a misura e nell'interesse dei magistrati e basta, e non nell'interesse degli imputati, dei cittadini, delle vittime, della gente, del dato obiettivo rispetto della legge, della legalità. No, oggi gli unici che si fa una proposta, viene fuori l'associazione dei magistrati, no, non sanno da fare, non ne parliamo, vogliamo, ne parliamo dopo, e da anni si fa questo qui, 41 bis, queste cose, se ne accumulano tante, no? E Pannella viene a raccontare che si fa l'amnistia, tutti a casa. Chi? Provenzano forse sarebbe il caso di andare a casa, ma insomma sono Rina e compagnia bella. Non lo so. Il problema della giustizia è un problema centrale e è un problema istituzionale, non è un problema di funzionalità della giustizia, è un problema dell'istituzione. L'unica istituzione pratica che comanda in questo paese è questa qui,
come i regimi militari del Sud America. C'è il Presidente della Repubblica, questa cosa, ma sono i militari. Si riunisce il Comitato Militare e fa, è il cattivo tempo. In Italia si riunisce l'Associazione Nazionale dei Magistrati e fa bello il cattivo tempo. Ci sono ottimi magistrati, persone che i quali hanno magari il torto di mostrare una certa solidarietà con delle persone che non la meritano. Però c'è una parte della magistratura che gioca a fare, in Sicilia c'è un'espressione, sono i tragediatori, no? Bisogna fare, ci vuole l'attentato, bisogna fare, oh mi ha abbassato la guardia, ci sono delle cose inenarrabili. Se pensiamo che in Sicilia c'è stato un regista il quale ha dato di intendere a un suo ex socio che la mafia lo voleva ammazzare e che era stato disposto un programma di protezione per cui circolavano delle persone, cioè i carabinieri, che lo hanno praticamente tenuto isolato per 3 anni. Si fa il processo, questo alla fine capisce questa storia, si rivolge ai carabinieri veri, dice, chi si conosce, quello che vuoi. Sono riusciti a non far passare una parola sui giornali siciliani di un processo con una condanna a 7 anni per sequestro di persone, di tutta la famiglia sequestrata, con questo marchingegno indegno, perché questa è una delle persone del giro degli ultra antimafia, faceva i film antimafia. Questo per dire che c'è una situazione che non soltanto è rilevante e grave da un punto di vista dell'armonia ordinamentale, istituzionale, ma che arriva addirittura delle forme grottesche. Se non si ha il coraggio di affrontarlo, insomma, è inutile andare a pensare alla singola riforma, ma facciamo la responsabilità civile dei magistrati. Poi dove li portiamo i magistrati? Davanti al tribunale dei Turbini, dei vigili del fuoco, li portiamo davanti ad altri magistrati. Se questi ragionano con la mentalità corporativa. Mi pare di aver capito che non sei molto entusiasta di questa, diciamo, dell'attività sulla giustizia incentrata sull'amnistia dei radicali. No, ma è una buffonata pericolosa. Era un eufemismo il mio, infatti. No, è una pericolosa. Come si fa ad andare a dire l'amnistia? Forse può darsi pure che sia ineluttabile l'amnistia, ma non è questo il modo. No, questo ho capito. No, volevo chiederti l'altro passaggio nella descrizione che riguarda la tua persona su Wikipedia, cioè la concomitanza con il tuo allontanamento, con la trasformazione del soggetto politico in transnazionale, questa visione transnazionale. Non esiste. Dove sta? Il transnazionale c'è. Due o tre amici di Pannella, quando vai in giro, eccetera, amici, amichetti e compagnia bella. E questo è il partito transnazionale. E qual è la politica transnazionale del partito radicale? La non violenza. Perché hanno fatto il nuovo simbolo con la faccia di Grandi, di Gandhi, che è costato 30 milioni. Si fece un progetto fatto da un illustre giurista, a cui fu dato l'incarico di studiare come si fa a sciogliere un partito. Questo si prese 30 milioni che gli furono versati, perché gli sprechi per le cose stupide e cretine furono fatti. Questo per dirne, cioè, perché si doveva fare, perché Pannella diceva, ma se io sciolgo il partito
ne devono parlare. E già, questo è il complesso di Erostrato, che diede fuoco al Tempio perché parlassero di lui, no? E lo ricordava Ferrari, a proposito di certi magistrati, pari, insomma, non parliamo della storia dell'amnistia, è una presa in giro crudele nei confronti di molti detenuti, i quali sentono dire, che pannello fa amnistia, il Papa, pure il Papa ha detto, tutti buoni a dire, il Papa ha abolito il reato l'ergastolo, non ha mai dato l'ergastolo, il Vaticano ha abolito l'ergastolo. Un'altra cosa che caratterizza la politica radicale di recente è proprio l'attenzione a questo Papa. Tu che ne pensi? Come diciamo una cosa rivoluzionaria all'interno della comunità cristiana, cattolica in particolare? No, non è altro che io nello scrivere il libro Gli arrabbiati d'Italia sul Cossu, Grillo, i 5 Stelle, sull'antipolitica, che poi non esiste l'antipolitica, è come dire l'antifisica, la politica è la politica. Comunque, è detto che la politica dei malumori è l'altra faccia della politica del gradimento. La democrazia dovrebbe essere la democrazia della partecipazione. Già la democrazia la democrazia è, che non è della partecipazione e non è più democrazia, anche quella soltanto del consenso. Il consenso non è partecipazione, non è praticamente democrazia. È accettazione di un potere diverso da quello del popolo. E poi c'è la democrazia del gradimento, che è cosa diversa. C'è qualcuno che è gradito anche se non è condiviso. Però mi piace, dice un sacco di cazzate, Mussolini era buffo, si metteva lì così, però la gente l'ha detto a quelli là, e mi piace. Il gradimento si ha per gli spettacoli televisivi, soprattutto per gli spettacoli leggeri, no? Questo è il Papa del gradimento, e è un Papa gesuita. I gesuiti, che sono una cosa serissima, però qual era la posizione dei gesuiti? Quella che bisognava adattare addirittura la religione, quantomeno l'insegnamento della religione, gli atteggiamenti, le prese di posizione al gradimento di chi comandava, che allora erano i re, i governatori, i grandi feudatari, eccetera, eccetera. C'è le lettere provinciali di Pascal, che sono un capolavoro in questo, sui casuisti gesuiti. E oggi abbiamo un papa gesuita. Chi è che comanda oggi? La folla. Quindi il gradimento da parte della folla. È un certo sacerdote, con cui ho fatto un lavoro insieme sulla questione della libertà religiosa, e mi diceva, si discute oggi della borsa che Papa Francesco portava salendo sull'aereo, non si discute della sopravvivenza dell'anima, e della salvezza, eccetera. Poi discussione. Cioè questo è il fatto che oggi abbiamo due papi, quello messo in castigo è il papa
non è propriamente un giansenista, ma è sicuramente un papa teologo, mentre questo è un papa gesuita. I gesuiti non erano teologi, però erano quelli che dovevano rendere la religione accettabile per gli altri popoli, per i giapponesi, per i cinesi, per i sudamericani. In Sud America hanno fatto le cose egregie anche i gesuiti, eh? Per carità, non è che questo, tutto questo sia stato un marchingegno negativo, anche gli aspetti, certamente questo è, e io credo che questo è un papa molto bravo nel guadagnarsi, infatti in molto poco tempo si è creato questa luna di popolarità, di essere persona a portata di mano, eccetera, eccetera. E questo per quanto riguarda l'attenzione a Papa Francesco. Senti, ma lo in chiusura, per questa intervista sul mondo radicale, il partito, la struttura radicale in questo periodo in particolare sta in crisi nerissima, ci sono dei grossi problemi economici e in Torre Argentina comunque sia è custodita la memoria di una storia, peraltro anche nella radio con l'archivio. Anzi, proprio questo ti volevo chiedere prima della chiusura, tu ascolti Radio Radicale? Ma raramente, perché ascolto raramente la radio, non perché non ascolto Radio Radicale. E, certo, è un grande patrimonio, l'archivio di Radio Radicale. Non ci dimentichiamo che alcuni personaggi, c'è stata una persona a me carissima e che nella sua semplicità poco appariscente, Roberto Ciccione Fede, che fu quello che ha creato un primo archivio internet, no? Che ancora c'è poi, adesso non mi ricordo, no? Non aveva dovuto cedere perché poi non aveva i capitali per tirare avanti, ma che ha capito. Questa, d'altra parte, io ricordo che quando venne fuori internet, allora già io speravo che avrebbe dato luogo alla creazione di un nuovo tipo di partito. Purtroppo ha dato luogo ai 5 Stelle, all'antipolitica, ma poteva dar luogo a un nuovo tipo di partito organizzato non per territorialmente, ma attraverso... All'epoca di Capezzone si parlava del partito telematico. Cioè, vabbè, una persona parlava di tante cose, non lo conosco. Ma è intervenuto dal Partito Radicale quando io non ero già andato. E comunque, in chiusura, diciamo, se tu ti sentissi di fare un saluto a questa, alla struttura in generale, al mondo radicale, come potresti chiudere questa intervista? Beh, 'Sant'Agostino diceva noli fora sire, rede in te ipsum, in interiore homine habitat veritas, che è la base del, una filosofia moderna e laica. Ti chiedo la traduzione perché sono troppo ignorante per tradurre io. Non andare fuori a cercare, torna in te stesso, all'interno dell'uomo abita la verità. E c'è sicuramente tanta gente che cerca questa verità politica, però molto spesso siamo diciamo così, handicappati da una tendenza all'isolamento. E invece dobbiamo andare fuori a fire, dobbiamo andare fuori, e dobbiamo, non fuori dall'ambiente, non so, ma a cercare l'appoggio a questa o quell'altra forza politica. Ma io credo che se tutti quelli che la pensano in un certo modo sulla giustizia sono tanti,
decidessero di dire vabbè, ma cerchiamo di riconoscerci fra noi e di parlare a voce alta di quello che troppo spesso diciamo a voce bassa. Ecco, diciamo questo. Il problema non è quello della sigla, Torre Argentina, nemmeno la Radio Radicale, cosa egregia peraltro, per molti versi, anche se rovinata un po' da certe strumentalizzazioni. Eccoci qua. Ringraziamo Mauro Mellini di averci ospitato a casa sua e per questa intervista su Libri TV che invitiamo a rivedere quando sarà pubblicata. Grazie ancora.